Eccoci per un'altra puntata di Up and Down. Oggi vogliamo parlare di teatro e di tv. Lo facciamo con un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, Martufello. Grazie, grazie. per essere qui. Ma grazie. Martufello grazie. è in scena fino al 28 di aprile con che Chignola al teatro Roma. Al Ma teatro... chi è questo che chignola eh, Chechignola, intanto è una commedia scritta da Etro e Petrolini, rappresentata da lui e poi in seguito da Scaccia che era il suo caro Mario Scaccia che è stato un suo cavallo di battaglia, pensa che la prima replica l'ha fatta il 16 gennaio del 1931. 1931 anni fa. 82 anni fa, quasi l'età mia insomma ecco, quindi mi toccava a me farla La prerogativa però di questo spettacolo teatrale che è quanto mai attuale parla di crisi economica, Beh, parla certo. di corna parla, parla di oh, degrado della società ma parla anche di quest'uomo che, che era impiegato al governo che all'improvviso si sente chiamare gli tolgono il 12% e aggiungono, lei alla fine del mese ha finito quindi a 50 anni è un uomo che fa esodato so <ride> abbandonato dalla, da, da tutti Insomma, allora si inventa questa professione, diciamo così, di vendere i palloncini per strada, di creare scemensole cioè, e cosette. Un sognatore, un uomo onesto per bene che all'improvviso, pure la moglie che prima viveva in agiatezza per lo stipendio del governatorato, all'improvviso dice, mo qua che fanno? Si eh. mangia due o tre volte all'anno quando non piove, perché se piove manco i palloncini, ma bene per strada e si fa l'amante allora. Diciamo che si fa l'amante, comincia a guardarsi intorno, eccetera eccetera e che essendo lui una persona onesta, una persona per bene, come tutte le persone oneste e per bene rimangono sole e quindi e sono anche preda degli avvoltoi cattivi, delle bestie, di quelli insomma approfittatori degli uomini onesti delle persone per bene che ce ne sono tanti pure adesso ci stanno allora, ci stanno e ci saranno sempre, quindi però lui prepara il trappolone, qua non posso Tra, aggiungere. Il trappolone è bellissimo il trappolone. Il un per, po' sollevare. Perché questo personaggio è una prova d'attore veramente eccezionale. C'è una parte in cui questo, questo uomo è così, un po, di, un po' buono, dimesso, un po' così. E l'altra, invece in cui è un furbetto, un Beh, un uomo Sempre comunque è, comunque. È quindi un due è, è è, Comunque, è una, anche se è una persona onesta, è una persona intelligente, una persona, insomma. Colta, allora, tra l'altro. La persona pezzo, è vero, Però all'inizio fa credere di esserlo. Eh beh, e quello è perché lui da, 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 dall'impiegato va vendere i palloncini, quindi si adagia su questa vita e allora. Insomma, una prova da doppia d'attore, una sì. parte più seria eh, da attore conclamato. A me più. piace se la gente viene a vederlo questo spettacolo perché a parte per la bellezza della commedia che chignola questo... Un bel cast. Il cast importante, è importante, c'è Gabriella Silvestri che è una bravissima attrice Insomma, che fa mia moglie, poi c'è il ritorno delle scene di Olga Sgambati, e poi c'è Anna Tognetti, c'è Antonio Conte, c'è Carlo e. Torre. La regia è di Silvio Giordani, e lo spettacolo è prodotto dal Teatro Artigiano di Roma, che praticamente è il Teatro Manzoni, il Teatro Italia, il Teatro Roma, che è diretta da Pietro Longhi. E questo spettacolo sarà portato in giro per tutta Italia. Adesso siamo a Roma si al Teatro la... Roma, che sta a via tuana a via Umbertide, sotto piazza Maria, Santa Maria lì la chiesa sotto c'è il teatro. Siamo fino al 28 aprile, e poi facciamo anche qualche tappa fuori in quest'estate. Che alternerai ma... con le tue serate sì, di sempre. Potrò fare 10 ormai... tappe di queste perché già ho degli impegni, delle cose comunque. Capito? Però si prevede già forse di portarlo nella stagione prossima? Ma io lo porterei per tutta la vita questo, questo spettacolo, questa commedia più che spettacolo, perché lo spettacolo è una cosa, la commedia è un'altra secondo me, è una commedia da... <ride> io la farei durare degli anni è stato difficile lasciare i panni di Martufello Beh. ed entrare nei panni di è stato difficile perché questo Petrolini scriveva delle Grande cose dramaturgo. delle cose molto importanti quindi poi non è che io capivo tutto ah, ecco. però, insomma, però con l'aiuto di Silvio Giordano abbiamo lavorato molto su questo, su questo copione capito una domanda che mi faccio ogni volta che ti incontro, noi ci conosciamo da vecchia data, ma Martufello questo nome chi te l'ha data? Martufello è un nome che nell'antichità, al mio paese chiamavano i bambini più vispi, più dispettosi, hanno chiamato solo a me, a Sezza, al mio paese. Poi tu hai tutto un tuo pubblico che ti segue da tanti anni, quindi chi viene a teatro però non lo lasci senza una tua barzelletta. No, certo. Che io ti ho chiesto e tu non vuoi capire. No, anche, per, anche perché Petrolini era solito no, quando finiva il lavoro, la commedia, eh, si riapriva il Sipari e lui. E si intratteneva con il pubblico altri qualche minuto così raccontava le, le scemenzole della giornata quello che succedeva eccetera eccetera no? parlava anche dei fatti politici né? la politica possiamo dire io le posso dire una cosa che quando hanno intervistato Berlusconi gli hanno detto ma lei Presidente perché si è ricandidato? lui ha detto perché sentivo tanto la mia mancanza capito? E quindi lui alla fine racconto qualche scemenzuola così. Senti, io ogni volta che ti vedo penso sempre a quello che racconti sempre, o quasi sempre, ci raccontavi tante volte di Buck. Ah, io ancora mi chiedo se Buck era il cane Buck. No, era ca vero no, o cane, era finto? No, era finto allora, perché di solito andavamo. Allora io quando ho iniziato al bagaglino, quindi il prossimo anno fa 40 anni di carriera a me, non quest'estate, l'altra estate sono 40 anni di carriera. E al teatro Bacaglione ho lavorato per 32 anni. E all'inizio io prendevo due lire proprio, che ci facevo mancare tornassezza la notte, col treno. E poi a delle volte mi portavano a cena, pingitore, dognaline, e bordinavano, bo, e avanzava un sacco di roba. Dico, porca miseria, è tutta sta grazia di Dio, devo rimanere qua. Allora un giorno mi sono pentato che c'avevo il cane, Bucca. Dico, tu puoi fare una busta per Bucca, perché ci ho avuto tempo di comprare le scatolette. A affinché un giorno mm. non, non, non abbiamo ordinato le cozze io ho detto ma fai, ma fai una busta di cozze per bucche tognali che sbuccia pure le cozze e bucche e lì si è capito tutto capito, che, <ride> che me la riportava a casa cosa tri tristemente Beh, io, vera attualmente certo, si fanno tanti ma perché, la, la, no, la, la... ma adesso perché adesso ero no. abituato al paese allora si usava che tu cioè. quando ti al matrimonio ti portavi busta di plastica sì. perché se ti dico il regalo ma quello che non mi mangia mi riporto <ride> capito? E siccome agli inizi per me è stata dura qui a Roma, capito, perché non avevo. prendevo due, due lire veramente al, bar, al teatro io. E quindi potevo mangiare un panino la mattina, un panino alla sera. Quando capiva quell'occasione, però, allora dico. Eh, burino, scarpe grosse e cervello fino, dico c'è un cane, e lo devo devo mangiare per sto certo. cane. Senti, ma l'era del bagaglino, quello dei grandi ascolti televisivi, è finita o la gente ha ancora voglia di varietà? Guarda, io, io che sono uno che ho il tasto e il polso della gente perché giro l'Italia, faccio tante serate eccetera eccetera, e a me su 100 persone 90 mi domandano ma quando tornate e quando tornate, quindi il bagagliino è rimasto nel cuore, la trasmissione nostra è rimasta nel cuore di tante gente, noi abbiamo ancora uno zoccolo duro di molti milioni di, 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 di persone che, che, che vorrebbero rivedere insomma. No? Eh beh, e beh, forse cambiano i tempi, cambierà il mondo, cambierà la vita, e quindi per il momento è così: sono tre anni che non la facciamo più. Immaginati so? sul palco del bagaglino e guarda i personaggi politici, il panorama politico attuale. Tu, chi è che. È? imiteresti, insomma, un bel monti io te lo vedrei calzante proprio? Sì, però io non ho mai diciamo imitato. Fatto una caricatura eh, La caricatura, carica io di... la, la più grossa Pippo... che avevo fatto è Pippo Baudo no, io. E, Pippo. e quella che mi è riuscita meglio è stata la figlia di Clinton, di stessa Clinton. <ride> però del resto poi, poi io facevo sempre me stesso, insomma, molto bello, è lì che è stata la mia fortuna, no? Che il vincitore mi ha coinvolto poco in queste maschere, in questi è trucchi, vero, in queste vero. cose, capito? L'unica cosa che mi fece mettere la prima volta è il cappello, che io non volevo mettere, dicevo, questo la, la gente non mi riconosce, dicevo, Nini, lui mi disse, guarda, metterlo sarà la tua fortuna, infatti è stata la mia fortuna, in che senso? Che con il cappello era più, faceva più simpatia il cappello, capito? E quindi è stata, è stata una bella cosa, insomma. Quindi non faresti nessuno di questi attuali? No, non lo so perché io quando faccio questa cosa è il pingitore sempre che ha scelto e ha deciso di fare quello che ognuno di noi doveva fare perché nessuno ha inventato niente. Tutto il scriveva, dirigeva e diceva tu fai questo, questo questo, questo ha distribuito. E bene, ecco perché noi siamo durati per tanti, tanti anni senza litigare mai. Perché il timoniere era un timoniere che metteva perché... suggestione a tutti quanti. E anche capito? perché c'erano eh. fior d'attori lì Fior d'attori, le eh, prime donne. Nota. Tutte Ma... le ballerine che, erano, che, che secondo me erano tutte prime donne là, tutte prime donne. Beh c'era no? una scelta particolare. Era una scelta particolare, era studiato tutto Tutte belle studiato. veramente. Io mi ricordo facevamo una trasmissione a Rimini quando la sera andavamo in giro per, per i viali di Rimini con tutte sì, le ragazze e ballerine ballerine, impazzivano tutti perché erano di una bellezza, capito? Quindi tutte prime donne sono state noi, no? da noi in giro sono state ballerine, tutte prime donne. Allora, hai in progetto di fare molte serate? Speriamo, se. E tu fai uno spettacolo strutturato, perché nello spettacolo canti, ti ho visto ballare. Sì, eh. ma insomma faccio uno spettacolo movimentato, insomma, no, però in prevalenza è tutto parlato, certo. Però cioè, ci sono dei... Sì, io ho, me, ho messo delle ho parodie. Mi eh? muovo, <ride> mi muovo. Io posso ballare cioè, la cianga cionga o la cionga -cianga. cianga. Però hai cantato, ora una bella eh, voce. Sì. Eh? Che, canzone, che canzone era? Sono burino tutto l'anno <ride> E qualche volta, un giorno in più. <ride> Insomma... Altri progetti. Guarda, Secondo te nel tuo futuro il teatro avrà un ruolo importante? Come perché no? vedo che ti sei appassionato. Ma per... io dico che il teatro ci ha sempre avuto un, un ruolo importante nella mia carriera. Perché io sì, ho fatto tanta tanta televisione, ho fatto 23 anni di televisione. Anche cinema, tra ho fatto anche il cinema, poco perché il cinema non mi vuole. E ho fatto molta televisione. Eh, sia d'inverno che d'estate, no? però in prevalenza ho fatto sempre il teatro. Io perché il Bagaglino era teatro, cioè, teatro cabaret, teatro leggero, teatro varietà Che differenza c'è tra il pubblico del teatro e quello delle piazze? È, è sempre quello. Piazza, per, que, per quello che mi riguarda, sì, perché tu in teatro ci vengono tutti: ci viene l'operaio, la massaia, la nonna, la zia, il nipote, la mamma, il padre, l'avvocato, l'ingegnere, il dottore, eccetera, eccetera. In piazza ti trovi tutti. Con Nafavi e tutti i piccioni, là capito? Eh, lì, lì però uno deve essere pronto a tutto, quindi devi, devi essere veramente bravo perché lì Ma non io, è che hai filtri. Io, io penso che la, la, la festa di piazza, chiamiamola così, ah, sì? senza che ci giriamo intorno, lo no? fanno la saga alla porchetta la saga al carciofolo, la, la saga di quello, la saga dell'altra, quella si chiama festa di piazza. Io mm. sono convinto che è la forma di spettacolo è più bella che c'è perché appunto perché lì tu, trovi sì. tutti, trovi tutti. Poi è gratis, è per tutti. E quindi, a parte insomma, quello, però io to, do, trovi tutte le persone dentro, no? In quella piazza. Io sono stata molto contenta di averti ospite alla mia trasmissione. Io ti ringrazio di cuore. E quindi, niente, invitiamo il pubblico a venire a teatro. Prima al Teatro Roma, al Teatro Roma, a Via Umbertide, si chiama, a Via Tuscolana sta il Teatro Roma, a Piazza Santa Maria Ausiliatrice, Ticchignola, dietro a Petrolina, a Regia di Silvio Giordani, è prodotto... Dal Teatro Artigiano di Roma c'è cioè Gabriella Silvestri, Olga Sgabbate, lo ripetiamo, Anna Tognetti, Antonio Conte, Martufello e, e Carlo Ettore. E alla fine dice pure una barzelletta che non mi ha voluto raccontare. Non voglio è raccontare bonito, perché eh? te la devono venire a sentire là. Giusto. La commedia è una commedia importante, poi alla fine io mi trattengo 5-6 minuti con la gente e racconto delle cose. Non faccio mancare Martufello, insomma, ecco, tanto per dirla. Così. Allora, grazie Martufello, grazie, grazie per averci seguito.